No, ti volevo chiedere, perché io anch'io sono un fan scatenato, ma volevo chiederti, ma qual è la canzone che senti più tua, Vasco? Quella che a me piace di più è Siamo Soli. Siamo Soli. Siamo Soli. Beh, è una bellissima canzone, Siamo Soli. Bellissima. C'era Giulia qui, è la nostra valletta, ti voleva fare una domanda in particolare, sicuramente. Vasco, io volevo sapere, a fine tour 2015, ti vuoi ritenere soddisfatto di questo tour? Non ho capito, scusa, ripeti che non ho sentito. Dopo questo tour, ti vuoi ritenere soddisfatto a fine tour 2015? Come ti senti al riguardo? Al settimo cielo. Settimo cielo. Mi sento benissimo, mi sento giovane, mi sento... Sono contento di essere rientrato un'altra volta alla grande, perché ho fatto tante cose, ne ho fatte tantissime, anche perché se nella vita tu pensi solamente di fare una cosa stupida e se la fai con amore la fai sempre bene, non c'è niente da fare. Giusto. Ed io c'ero al concerto. Volevi ringraziarti, no, noi volevamo ringraziare te per questo collegamento, insomma. E poi soprattutto ecco, annunciare che sei straordinario a cantare Vasco, ma noi ti conosciamo appunto come Roberto, no? Facciamo questo benvenuto. Oh, un applauso a Roberto. Ciao Roberto. Ciao, grazie. Io sono contento di questo piccolo spazio che vi state dando nella vostra radio, che è un piacere, e dire che comunque per gli appassionati di Vasco contro Renato, se vogliono a sentire, siamo all'Ombelico di Latina, il 16 siamo a Castel San Pietro, e poi mi diverto anche a suonare la chitarra, fratello gemello di Zucchero, lo guardate, non riuscire a distinguere l'originale dal falso autore. E lì abbiamo parecchie date tra Priverno, Monte Flavio, Terracina, al Geronimo, il grande Geronimo locale che sta vicino al Palacchiaccio di Marino, il 30 di agosto e forse il 26 anche a Dovevano Romano. Ok, Roberto, volevo chiedere, tu che sei musicista, no? Com'è nata questa passione per la musica? Quando è nata? E perché? Devo ringraziare mio padre. Quando ero quando avevo 14-15 anni, lui mi disse: ti andrebbe di imparare a suonare uno strumento? E io scelsi uno strumento che non costava tanto, perché a casa non c'erano tanti soldi. All'epoca scelsi una chitarra. Quella chitarra che è stata comprata da mio padre quando avevo 14 anni, io ce l'ho ancora, perché lui era un grande suonatore di fisarmonica quando era giovane. Senti, quindi mi ha trasmesso la passione per la musica. Senti, poi una domanda che faccio a tutti i musicisti che vengono qui a Condominio Roma Futura, ma io perché suono la chitarra, no? E ancora devo esibirmi nel mio primo live, che ci sarà presto, Federico. Sicuramente, sono gente al lavoro. Senti, ma il primo concerto, no? La prima volta che hai suonato davanti a un pubblico, com'è stato? Perché io mi vergogno pure davanti a mamma e papà. Cioè, come l'hai passata questa cosa del pubblico? Molto eccitato, però con una marea di errori, soprattutto di atteggiamento. Cioè, ero concentrato sulla chitarra e non guardavo il pubblico per vergogna, perché avevo paura di sbagliarmi a suonare. Quindi ero concentrato, non guardavo nel volto di nessuno che era seduto davanti a me. Avevo circa 16 anni quando ho fatto il primo concerto e me lo ricordo ancora come un momento bello, ma di disagio, perché poi ti riguardi e dici: ma guarda quanto sono stupido, quante cose poi devi cambiare nel quadro iniziazionale. E la cosa più fastidiosa forse quando si suona non guardare il pubblico. E quindi è un consiglio che dai a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano e che magari stanno intraprendendo questa carriera. Di non guardare la band, non guardare il pubblico, perché la gente si accorge quando tu sei timido. Il pubblico si accorge quando sei timido. Ok, beh, certo. Ti uccide, si uccide in poco tempo. Capito? Beh, questo è infatti un bel consiglio. Veramente. Ti sopravanza il pubblico, capito? Poi alla fine fai errori su errori perché ti senti intimidito. Questo è il consiglio che ti posso dare all'inizio.
Va bene, grazie, io lo prendo. Lo prendo come buon consiglio. Senti Roberto, noi ti ringraziamo ovviamente di cuore per essere stato qua ospite, ringraziamo anche perché hai fatto Vasco perfetto, proprio la voce è quella, io sì, credo sì. Che è perfetta. E quindi invitiamo i nostri ascoltatori a sentirti. Assolutamente, assolutamente. Poi, a seguirti nel tuo tour. A seguirti, ovviamente, poi ripeto come sempre c'è il podcast anche per risentire la puntata, quindi invito tutti quanti a risentirla. Io... ti lascerei con una canzone che secondo me, appunto, tu suoni zucchero e secondo me è stato un tormentone dell'estate, la conosci benissimo, sicuramente sì. È Baila, Sexy Thing di Zucchero, chi non la conosce? Certo. Meravigliosa secondo me. Molto, molto bene, molto bene. Io non ho parole, vi ringrazio tantissimo e che come si dice, che Dio ve la cresca sempre di più, c'è tanto pubblico, tanta pubblicità. Un grande futuro a tutti quanti voi. Grazie mille. Ciao, grazie Roberto. Mille. Ciao, grazie ciao, mille. Ciao, Roberto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Eccoci, siamo di nuovo in diretta, ovviamente Olè. Due in punto, Radio Roma Futura, e siamo in diretta, come dicevo. E, ma soprattutto abbiamo in collegamento un collegamento speciale, anche perché abbiamo in collegamento speciale, abbiamo ancora Alberto Polinori. Alberto Polinori, che aspettate che stavamo vedendo delle cose tecniche, eccolo qua, che è in collegamento da ancora da in giro. Dove sei, Alberto? Perché prima eri a Piazza Navona. A Piazza Navona, alla Fontana delle Quattro Fiumi. Ok, oh, alla Fontana dei Quattro Fiumi, tra l'altro bellissima. Bellissima. Senti Alberto, ma dici un po', perché dici che hai fermato qualche straniero, qualche turista. Sto con due ragazzi che sono di Cordova. Di Cordova, Cordova. No problema, io hablo muy bien español. Io también. È poliglotta Fabrizio, eh? È poliglotta? Ok, meno male, ci abbiamo uno. Ti lascio terminare con i ragazzi. Vai, vai. Sentiamo. Ti lascio con una ragazza che il suo nome è Eugenio. Eugenio? Eugenio, ragazzi. Eugenia. Vai. Siamo su diglielo che siamo in diretta, in vivo su Radio Roma Futura. In vivo e in diretta, a chi è Eugenio. Hola. En vivo en Radio Roma Futura. Nosotros hablamos de la noche en todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la noche en Córdoba? La noche del sábado. Bueno, la noche en Córdoba es mucha joda, mucha fiesta. Mucha fiesta. El botellón. Mucha emoción. Es muy caliente la fiesta. Mucha noche, hasta tarde. ¿Te gusta Roma? ¿Te gusta Roma? Me encanta. ¿Y por qué estás en Roma? ¿Cómo? ¿Por qué estás en Roma? Vinimos a viajar con unas amigas a conocer Europa y ahora estamos en Italia. Oh. ¿Dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Europa. En Europa. Ahora estamos en Piazza Navona. Ahora, ¿dónde vas a ir? Escuchando música. Escuchando música. La chitarra. Un poco di Argentina in Italia. Muy bien, muy bien. E la musica argentina è la musica es mundial. Caliente, muy caliente. Es caliente, ya. Cantar una canzone para nosotros. Por nosotros. Si puedo cantar una canción. Sí, en español. Eugenia, giusto, no, nombre. Tu nome è Eugenia. Eugenia. Te gusta Eros Ramazzotti, la musica italiana, Laura Pausini o no? Non la conosco, sì, mi gusta la musica italiana. Musica italiana. Vasco Rossi o Tiziano Ferro, Ligabue. Tiziano Ferro, poi guarda, che ne conosco in Spagna, Tiziano Ferro. Va bene, ciao. Hola, come è il tuo nome? Come ti chiama? Costanza, tu puedes cantar una canzone para nosotros, por nosotros. De Laura Pausini. De Laura Pausini. Sì.